Cantendo posa da innanti, so che sono in palasa. E rimenzo sa che mi sai Rolando è di gestionare il microfono, giusto? Non lo usi? Vabbè, lo tratto a so e ne vuoi, aumenta un po' di esintendere. Niente, mi sa che parlo in italiano perché non tutti sono di Oliena e quindi rischierei di non farmi capire. Buonasera a tutti. Non ho preparato nessun discorso anche perché avrei talmente tante cose da dire che alla fine mi incasinerei, quindi ho preferito così presentare la serata e dire quello che mi viene al momento. Questa serata è nata per vari motivi, sia per valorizzare il canto a chitarra ad arpeggio, che molto probabilmente solo pochi di voi conoscono, perché il canto a chitarra mi permetto anche di dire il vero canto a chitarra è sta chitarra sola, è molto probabilmente prettamente ad arpeggio. Purtroppo col passare degli anni l'avvento della fisarmonica ha fatto dimenticare l'origine di questo canto, però nonostante tutto l'avvento della fisarmonica ha fatto sì che a parer mio questo canto si protraesse per più tempo, perché comunque la fisarmonica ha creato un po' più di allegria nelle piazze e adesso siamo tornati indietro, secondo me, perché il canto a chitarra è nuovamente in difficoltà e, come avrete notato, sta scomparendo. Sono sempre meno le gare a chitarra, le piazze sono sempre più vuote. Forse Oliana può vantare una delle pochissime piazze piene, come può essere ad esempio Dorgali o come può essere Orosei, però il pubblico sembra essere maggiormente presente più in Barbagia che non in Logudoro, nelle piazze logudoresi dove il canto è nato. E io ho avuto questa idea, secondo me, a parer mio brillante, che è stata questa idea dei libretti, che possono servire per far capire al pubblico che cosa si canta, perché ricordo un aneddoto di una signora che mi disse: secondo me voi non sapete neanche cosa state cantando, e tenia ragione, perché anche molti cantatori professionisti non sanno che cosa stanno cantando. Per di più le poesie si cominciano, passano da una poesia a un'altra cambiando la tematica, e il significato cioè si disperde nel nulla. Invece la poesia va di pari passo con la musica. Forse molto spesso è più importante la poesia che la musica. E inoltre ho voluto inserire tre poesie di tre poeti di Oliena, perché un sacco di volte andiamo a cantare poesie di poeti di altri paesi, e in casa abbiamo buoni poeti che scrivono abbastanza bene o che hanno scritto in passato. Zio Pipino Palimode, grazie a Deus, il gallo vivo, e sono contento che sia venuto a presenziare, e spero di aver scritto il gallo attraverso il 400 anni. Purtroppo gli altri due sono morti, e ci tenevo anche Procio Meloneddu, che comunque le sue poesie le abbiamo cantate col tenore, ma ancora di più ci tenevo Procio Bischeddu, perché non avevamo potuto presenziare alla manifestazione in cui erano state cantate tutte le sue poesie nei vari generi musicali, perché è bello comunque cantarle quando i poeti o quando comunque qualcun altro per cui dobbiamo fare una serata è vivo, non quando è morto. Quando è morto non esce pruso, isso, ite su una R. E niente, quindi cosa posso dire? Questo manzano è un po' pesciano in montagna rosa, insomma non mi metto per nulla. No vabbè, forse il canto a chitarra
adesso è come la nazionale di calcio, cioè siamo completamente alla frutta. Hanno spremuto, stanno spremendo ancora i vecchi e non c'è spazio per i giovani. Certo, tutti i giovani non saranno pronti ancora, però se si dà spazio, io penso che anche Daniele Gialla era 30 anni fa ed è noi da sul livello de homo. Però se tu in una gara inserisci un Daniele Giallara, un altro di medio livello e un giovane, Giallara se li trascina tutti e sul giovane un mezz'ora da. Infatti non è un caso come per la serata di stasera abbiamo scelto tre nomi di tre artisti. E uno ha affermato che Daniele Giallara, come stavo dicendo adesso, uno è mio fratello che è un giovane e l'altro è un ragazzo che non canta in palco, ma anta dal livello de parco e vinasa de prusu de atteroso isun in parco. E sprus professionista isu de parco in un calione supra. Quindi, niente, il mio discorso ha anche un pizzico di critica perché spesso anche molti appassionati di Oliena pensano di sapere e invece non sanno. È proprio per quello che io ho voluto invitare il professor Rolando Piana, che ci spiegherà, che citerà nomi di quelli che hanno fatto diventare importante questo canto e molti passaggi il canto non. Noi magari pensiamo, una persona comune pensa è De Muro Bazzoni su top, ma dietro De Muro Bazzoni o Giallara e Totu c'è ben altro. Cioè dove è arrivata tutta la tecnica e tutte le conoscenze? Sono arrivati da quelli del passato, quindi dobbiamo imparare prima di tutto a conoscere quelli del passato. E Gacaliuna abbiamo dimandato in asilo in bidda. L'uanno se a... non cito il coso preciso, l'uno stesso a Cubeddu, non me l'ha mai inteso. È come che uno che gioca a calcio non conosce Cruyff o non conosce Pelé, eppure hanno influito tantissimo tempo per le gare a Oliena, dimenticando completamente l'importanza di tutto il canto. Niente, quindi s'ammazza bocca la pacchirra. Adesso do la parola a Rolando Piana. Grazie e buon ascolto. Allora, mi sentite? Sì. Oh, allora preferisco col tono naturale. D'accordo? Si carregge? Penso di sì. Allora, innanzitutto, buon anno a tutti. E non fa male, questo ne abbiamo bisogno tutti. Il tema che vi presenterò stasera non è molto comune, lo si sente tutti i giorni. A proposito, senza vergogna, mi dite quanti di voi sino ad oggi hanno sentito parlare de canto a boga de chitarra? Senza vergogna, tirate sulla mano un attimino, anche di nascosto. Oh, ne avete sentito parlare? Beh. Allora, io mi accorgo che da quando sto facendo questi incontri, queste conferenze, l'obiettivo mio è quello di sensibilizzare maggiormente i più giovani, perché voi, bene o male, qualcosa di vissuto ce l'avete, però manca proprio la forza giovanile, che di questo genere non sa nulla. E se qualcosa lo ascolta passivamente, o durante le serate che vengono organizzate nei nostri paesi, ma non partecipano, più che altro. Come diceva Giuseppe poco fa, qui a Oliena una, due volte all'anno riuscite a fare ancora qualche gara e la piazza forse si riempie. Nel Lugo d'Oro noi assistiamo a piazze con 10 persone, 15 persone. Cioè, per me che ho vissuto da ragazzo, da giovane, questa cultura del nostro canto, vedere la fine che ha fatto questo genere musicale per colpa di tante cose,
Può darsi che sia anche un travaglio generazionale, il movimento della musica che non rimane sempre la stessa, eccetera. Mi dà fastidio, sinceramente. E i cantatori, oggi, spesso sono costretti a non terminare neanche la gara, perché quando vedono che non c'è quasi nessuno in piazza, saltano tutto, spesso si salta anche il classico, chiudono la disisparata e arrivederci, per dire. Allora, ringrazio innanzitutto Giuseppe per avermi invitato qui a Oliena, fuori zona, devo dire, rispetto alla tradizione, no, del canto, anche perché qui a Oliena, fondamentalmente in tutta la Barbagia, in tutto il Nuorese, ma anche in questa zona, la tradizione musicale è stata sempre giovanca tenore, per quanto riguarda il canto profano, e poi i canti religiosi, su concordo, i canti fatti in una certa maniera durante la Settimana Santa, durante, e voi siete uno dei pochi paesi che ancora avete legata a voi le tradizioni, perché io insegno da 40 anni e le studio le tradizioni nostre, sarde, e Oliena è uno di quei paesi che ancora fortemente, forse per l'impegno di qualche associazione, l'impegno dei Sosulianesi, riescono ancora a tenere vive le tradizioni. Nel Logudoro molte tradizioni stanno scomparendo, molto probabilmente per colpa nostra, perché non sappiamo tenerle. Ed è per questo motivo che io sto girando piano piano un po' tutti i centri del Logudoro, dove un tempo era vivo il nostro tipo di canto, giocando a chi terra logudoresu, E di questo che vi parlerò. Quindi abbiate un attimo di pazienza. Molte cose che dirò stasera i veri appassionati le conoscono già. Io vado a braccio perché ho tanti di quegli aneddoti da ricordare, speriamo che mi vengano in mente mentre parlo, e cercherò anche di stringere un po', perché abbiamo dei documenti da ascoltare. Cosa farò stasera io? Vi farò una prefazione, diciamo, sul canto popolare nostro, che c'era nel Logudoro e un po' ai margini del Logudoro, per arrivare sino alla prima gara de canto a chitarra, dove piano piano poi diventa di moda su canto a bocca di chitarra, un po' in tutti i centri del Logudoro. Io sono di Bulzi e questo nome, il mio paese, è legato a due o tre cantadores di grande fama, Francesco Cuveddu, Leonardo Cavizza, Giovannino Casu. Gio Francesco è morto 2 mesi fa, Leonardo Cavizza è a letto e così così, vanno già per i 94 anni, quindi siamo 93 anni, e a Giovannino Casu l'ho visto la settimana scorsa, sta abbastanza bene, non sta più cantando, però insomma anche lui sta vivendo un po' di ricordi quando si chiacchiera. E in una delle chiacchierate che avevo fatto tempo fa con Gio Francesco Cuveddu, quando io a un certo punto gli ho detto: ma andavate nel Nuorese a cantare? E poco, dice, gli unici paesi dove andavamo a cantare era Bolottana, Oliena e Dorgali. Questo è quello che mi aveva detto lui, Gio Francesco. Addirittura nell'80, 81, 82 sono venuto anch'io qui a Oliena ad accompagnarlo in 3 serate, perché lui che mi ha spinto a suonare la chitarra ad arpeggio, a pulpiche, come si diceva un tempo, no? Alla merella, più comunemente conosciuta. E mi ricordo che eravamo venuti qui una sera per inaugurare un salone, era un capannone grande, un po' più su dal campo sportivo, mi ricordo, e poi abbiamo fatto 2 serate in piazza proprio di canto sacro. Ed era stata una bellissima occasione, perché lì avevamo conosciuto questo signore, me lo ricordo, Bischeggio, noto Bischeggio, Giovanni Biscu, che ci invitava tutti a casa sua. Infatti c'è un mio paesano che era venuto a quei tempi, anche lui, che adesso abita a San Pietroburgo, e via internet siamo in collegamento ormai, le distanze vengono annullate con Facebook, eccetera. Mi ha detto: se vai a Oliena, salutami a Tio Bischeggio, se è ancora vivo, eccetera. Invece so che no, non ci sono più, perché ricordano ancora l'accoglienza delle famiglie ulianesi. Allora, per non perdere, rientro subito nel tema. Quando è che si inizia a fare una ricerca sul canto popolare sardo nostro? Già nel 700 il canonico Spanu aveva raccolto tantissime poesie, ma erano poesie cantate, perché la poesia sarda è poesia cantata, in qualsiasi forma.
Ma all'inizio dell'Ottocento, addirittura i più grandi studiosi del nostro genere sono gli stranieri, come sempre, perché noi sardi non riusciamo mai a incanalare qualcosa di corretto, eh? Appena uno cerca di aprire una strada, c'è l'altro subito che lo blocca. Quindi venivano dall'estero per studiare i sardi. E io da poco, ricercando, perché continuo a ricercare e a studiare le nostre origini, specialmente musicali e canore, ho trovato un libretto del 1848, dove un francese era venuto in Sardegna, un certo Augusto Boullier, era venuto in Sardegna per studiare i sardi in generale, studiare la parlata sarda, i dialetti, e in particolare i canti popolari sardi. E veniva preso in giro dai francesi, perché a Parigi la cognizione che avevano di noi sardi era che noi eravamo rozzi, selvaggi. Siamo all'inizio del 1800, eh? E lui invece voleva vederlo con i suoi occhi. Viene in Sardegna, è rimasto 4-5 mesi in Sardegna, l'ha girata in gran parte, ha girato la Barbagia, il Lago d'Oro, eccetera, e poi inizia a trascrivere. Viveva nei Saspinnettas con i pastori, e lì descrive le abitudini dei pastori quando avevano terminato il loro lavoro. I Saspinnettas facevano la poesia improvvisata, le gare di improvvisazione, già all'inizio del 1800, io sono sicuro che sia sempre fatto, non sto parlando di gare, sto parlando di abitudini di canto. Addirittura parla delle usanze, dei vari tipi di canti popolari delle donne. Allora c'era ancora in voga Zattiti, no? Il canto dei morti, no? Il canto funebre, che cambiava leggermente da paese a paese, ma era comune. Le donne che cantavano le ninne nanne, qualche muto per intrattenere i bambini in casa, e i canti di chiesa. La donna faceva solo casa e chiesa, non poteva fare altro. E gli uomini? E lì descrive che le norese avevano un tipo di canto diverso dal Lago d'Oro, perché qui cantavano a tenore. Ma nel Lago d'Oro, e questo lo insegno da tantissimo tempo, i contadini avevano il loro modo di cantare. I pastori avevano il loro modo di cantare, le donne cantavano anche a boghe di rio, quando andavano a lavare i panni nei ruscelli c'erano le donne che cantavano, non tutte, e che chiamavano canto a boghe di rio. Gli uomini, i contadini, mentre si recavano al lavoro o mentre tornavano, forse più quando si recavano al lavoro, sul carro o a cavallo, cantavano sa scantones a boghe de garru. E per me, uno che come un medico, no? E dopo 20 anni inizia ad avere l'occhio per determinate cose, no? Quando vede un ammalato, già dai primi sintomi riesce a capire per l'esperienza. Io dopo 40 anni mi rendo conto che, studiando l'evoluzione che ha avuto il canto dai primi documenti, ma da ciò che ho vissuto anch'io da parte di mio nonno, e non mi dimenticherò mai di ricordarlo, perché mio nonno ha cantato tutta la vita, era dal 1908, quindi ha conosciuto proprio l'inizio delle gare. Anche lui stava per diventare un cantatore a Santiga, come cantavano allora, ognuno alla propria maniera, ognuno aveva la propria caratteristica. E io sto pubblicando, perché ho avuto la fortuna di registrarlo in tante registrazioni, ormai tutto il suo programma l'ho già pubblicato, con tutte le sue modulazioni, e lui si vantava, no, di queste modulazioni. Nino ci ha cantato tante volte con mio nonno, eppure nonno ha cantato sino ai 90 anni e non ha mai cambiato il suo modo di cantare, sempre critico e nei confronti di tutti, era molto sanguigno, però faceva parte di quel gruppo della prima epoca. Il padre purtroppo gli ha vietato di salire sul palco da ragazzo, perché i cantatori di quell'epoca erano visti in una certa maniera, poi ve lo dirò. Torno un attimino indietro. I documenti che abbiamo noi sui nostri canti non sono tantissimi. È vero che ci sono stati ultimamente alcuni miei conoscenti che hanno pubblicato, Giovannino Pisetto per esempio ha fatto un lavoro enciclopedico di raccolta, no? Sia sui poeti, sulla poesia diciamo sarda, ma anche sui cantadores, ha fatto una ricerca enorme. È molto probabilmente da approfondire ancora molto di più, ma Gianni Perria,
ha già pubblicato anche lui tanto sul canto a chitarra, però quello che vedrò io stasera è frutto solamente della mia esperienza diretta su questo tipo di canto, sulle mie registrazioni che mi sono rimaste fortunatamente fatte negli anni 80, 85, sino agli anni 90, fatte con cantadores con cui io mi allenavo e suonavo, con Francesco Cobedu, con Pintus di Castelsardo e con tanti altri, con nonno in particolare. Con nonno c'ho il racconto di un secolo, si può dire, e lui mi parlava anche di altri, chiaramente era il suo pensiero, però un pensiero vissuto veramente in quell'epoca. I documenti veri che possiamo ascoltare iniziano dal 1922 in poi. Prima abbiamo solo per sentito dire, non abbiamo altro, e quindi io mi fido di ciò che è stato scritto in quel periodo e di quello che mi ha detto nonno, per averli ascoltati, per averci cantato insieme a quei grandi personaggi degli inizi del secolo, del Novecento. E poi ascolteremo anche una serie di documenti che ci farà sentire e vedere come si è evoluto il canto proprio in tutto l'arco del Novecento sino agli anni 70. Io mi fermo agli anni 70, momento in cui io ho suonato la chitarra ad arpeggio dal 78 all'85, poi ho iniziato a insegnare in pianta stabile, ho abbandonato un po', ma il vero motivo per cui io ho abbandonato, e questa non è una critica, ma è solo per una questione tecnica, io ho smesso perché ormai negli anni 70 era entrata in pianta stabile, di moda diciamo, nel canto sardo, l'uso della fisarmonica con la chitarra a plettro. Io che suonavo ad arpeggio ho detto, per me è incompatibile la fisarmonica per come suono io, e ho iniziato a rifiutare le serate, mi invitavano, ho iniziato a dire no, Gio Francesco diceva, mi insegnava sempre un lavoro, non ti chiama più, ho detto, sì, io lavoro già, non è che vivo dalla... Per me suonare è un divertimento e basta, però io con la fisarmonica non posso suonare, siamo due mondi diversi, non... La fisarmonica va bene con chi suona con la penna, col pennino, però con chi arpeggia, eppure delle gare le hanno fatte, più di una, però anche Merella ne ha fatte gare con fisarmonicista, con Tamponetti per esempio, io le ho le registrazioni, però sono due, sembrano due martelli diversi, capito? Non vanno d'accordo, non è possibile, sono due mondi diversi. E quindi avevo smesso in quel periodo, però non ho mai smesso di studiare questo genere e di approfondirlo. Allora, quali sono stati veramente i primi documenti che ci parlano de su canto a boghe de chitarra? È stato un grandissimo studioso tempiese, Gavino Gabriel ha proprio scritto, perché ha avuto l'incarico dal governo, dal ministro, da Gentili addirittura, nella riforma scolastica di quell'epoca, di raccogliere i canti popolari regionali, in particolare della Sardegna, e lui li ha raccolti. Non aveva registratore, perché io sto parlando del 1920, dal 20 al 25, 26, il registratore viene inventato, il primo registratore intorno al 24, quindi era un attrezzo mastodontico, non si poteva portare dappertutto. E quindi Gavino Gabriel, perché era musicista, compositore, un grande studioso, andava in giro per i paesi, sentiva cantare e scriveva, ci sono gli spartiti delle melodie, però a un certo punto diceva, non si può scrivere su canto a boghe de chitarra, perché, e lì parla allora di Candida Mara, di quella famosissima cantante nulvese, che lui ha conosciuto e ha ascoltato tantissime volte, l'ha ascoltata anche mio nonno e me ne parlava. Ha detto, bisogna sentirla questa come canta, ha detto, con quei melismi, quei passaggi dinamici dal piano al forte, poi queste calate. In musica posso scrivere l'andamento melodico, no? Le note, ma non posso scrivere tutti i melismi che fa. Andrebbero registrati per poter sentire veramente le grandi capacità e la naturalezza di questo tipo di canto. Non era possibile, però lui le ha trascritte, io ce li ho quegli spartiti, e ho provato a trascrivermeli, a farli suonare direttamente al pianoforte. Sì, capisco come andava la modulazione, però mi immagino come cantavano quelle persone. Qualche esempio ce l'abbiamo, ma non da Candida Mara. Candida Mara non ha mai registrato, mai. Chi era questa cantante poi? In Ulvi? Una donna piena di leggenda ormai, no? Non è che si è approfondito molto sulla vita di questa donna, anche perché è morta abbastanza giovane.
è morta, meno di 50 anni aveva quando è morta, e si è sposata, Nulvi, il marito muore subito, ma si è sposata contro il volere della famiglia, quindi immaginatevi, no, tutti i problemi. Lei era accusata perché era una donna che non la mandava a dire, aveva un carattere forte, quindi il suo comportamento era abbastanza libero, libertino, insomma, e girava. In quel periodo cantava in gara, prima che nascesse la prima gara ufficiale, di cui vi parlerò fra un po', andava già a cantare a Tempio, a Padria, Pozzo Maggiore, tutti i paesi, e lei si muoveva con un calesse da sola e con la pistola in tasca, armata, una donna. Immaginatevi come poteva essere questa donna qui, una donna di carattere. Non esistono neanche fotografie, viene descritta come una donna alta, un naso aquilino, non era di gran bell'aspetto, così dicono, con un grande neo in faccia. E forse la causa per cui è morta è lei, perché una volta che si è seguita, no? È andata a Padria a fare una gara, la festa di Padria, si incontra con un possidente di Padria, sposato, quello lì abbandona la sua famiglia, se ne vanno insieme, vanno a vivere a Sassari, a Rizzetto, una bella zona di Sassari, che noi abbiamo conosciuto in periodi, Rizzetto famoso, Sassari, no? E lì hanno vissuto un po' insieme, allevavano cavalli da corsa, eccetera, e andavano avanti così. Poi muore, una volta che è morto questo suo compagno, pare che non si fossero mai sposati, vivevano insieme, e lei è andata per farsi operare, perché quel neo a quanto pare stava sempre aumentando in faccia, però pare che non si sia svegliata dall'anestesia, è morta così. Purtroppo se ne parla benissimo dal punto di vista canoro, anche perché quando cantava il canto in re, che è il canto base del canto logudorese, non sfigurava nei confronti di nessuno, e questo lo diceva Antonio De Sole, lo dicevano i grandi, che anche se erano più piccoli d'età loro, però che hanno cantato insieme sui palchi più di una volta, dicevano sul canto in re ci dava filo da torcere. Certo, lei non faceva tutta la gara, lei in genere cantava nelle gare il canto in re, il canto sangorese, qualche mutto, se basta, poi il classico lo facevano invece gli altri, i maschi, diciamo. Però quando cantava il canto in re non dico che era insuperabile, però aveva una modulazione che incantava tutti. E sto già parlando dell'inizio del 1900, quando ancora la vera gara a chitarra non è ancora strutturata, però si facevano, al mio paese nonno ha sempre detto che il mio paese cantavano prima i poeti, e la serata che faceva la poesia, no? La poesia facevano, affrontavano due o tre temi anche in serata, e c'era la pausa tra un tema e l'altro. Dice, in quelle pause si faceva salire sul palco i più bravi, quelli che sapevano cantare, e intrattenevano il pubblico con qualche canto in re, eccetera. A voghe nuda, senza strumenti, senza microfoni è sottinteso, a voghe nuda. Stiamo parlando dell'inizio del secolo. E non lo dicevo io, ma le gare le facevano allora. Ah, no, come sempre cantato. Ma anche più, lei ha imparato, ha detto a nonno, voi siete intesi ai banna cantende, cantagnano sempre. Quindi l'uso di cantare quello che noi poi chiameremo canto a boghe di chitarra, lo facevano già anche nell'Ottocento, però senza strumento, a boghe nuda. Ecco perché dico io che esisteva su canto a boghe di garro, canto a boghe di riu, poi piano piano questi canti li hanno trasferiti nelle gare sul palco, dandogli probabilmente nomi diversi, e infatti poi vedremo che per fare la gara hanno inserito Suganto a Sottieresa, Suganto a Sabiaghesa, nella nostra zona c'era Suganto a Sangulonesa, ognuno aveva una sua modulazione caratteristica. Perché lo chiamavano il canto base, canto in re? Da quello che ho potuto ricercare io, è una forma dialettale il nome. Scordatevi che si chiama canto in re dall'accordo, dalla chitarra, perché la massa non aveva nozioni teoriche di musica in quel periodo. Erano pochissimi quelli che potevano conoscere la teoria musicale. Inizialmente lo chiamavano canto a rea, e in logudorese cantare a rea voleva dire cantare in piedi, a sarea. E poi nel modo comune, sai, come canto in re, perché nella chitarra sarda si inizia col re, che poi non è un re,
è un La in realtà, perché la chitarra sarda baritona si accorda 4 toni più basso della naturale, e quindi insomma lasciamo perdere la parte teorica perché stiamo parlando di canto popolare, dove la teoria va messa da parte, anche se come Gavino Gabri e gli altri hanno tentato di trascrivere le modulazioni, ma meno male se ne sono accorti. Il canto popolare, il vero canto popolare, non si può trascrivere, si ascolta. E qual era la scuola dei cantadores di quell'epoca? Su Zilleri, su Buttighino, come si dice dalle nostre parti. La prima scuola era quella lì. I bambini non potevano entrare, però nelle case cantavano tutti, in tutte le occasioni, battesimi, matrimoni, cresime, tutte le occasioni si cantava. Li ho vissuti anch'io, che non sono così, così anziano, però da ragazzo li ho vissuti anch'io quelle situazioni, e cantavano quasi tutti, più o meno, e anche alcune donne. Quindi, tornando indietro, la voce femminile, che veramente aveva un certo rilievo all'inizio del 1900, era Candida Mara di Nulvi, ma a Nulvi ce n'erano altri due che giravano i paesi in quella zona, ed erano due fratelli, i fratelli Mele, Domenico e Peppe Mele, conosciutissimi nei paesi, diciamo, dell'Anglona sino a Sassari. È chiaro che non potevano allontanarsi più di tanto, perché le strade erano quelle che erano, non c'erano mezzi allora e così via, però nelle nostre zone erano quelli che hanno portato, avanti il vero canto a boghe de guitarra, che non esisteva in tutti i paesi, perché in molti paesi cantavano anche all'epoca di zio Francesco Covedo, me lo diceva, quando andavamo in Gallura, a Zanì, in quei posti lì, senza lughe, il palco a 4 assi, 2 pezzi di legno, proprio giusto per stare 2-3 sedie, no, sul palco, senza lughe, niente luce. Infatti la gara la facevano di pomeriggio, fino all'imbrunire, e senza microfono. Dice, come faceva la gente a sentire? Ha detto, passa io a Samucca e l'intendiamo tutto, per dire, la mosca si sentiva, perché la gente andava veramente per ascoltare, e conoscevano i vari timbri dei vari cantatori, perché si medesimavano in quei tipi di canti e di espressione. Poi chiaramente dopo 30 anni arriva piano piano la radio e altre cose, ma ci arriveremo. Chi erano gli altri cantadores? Veramente possiamo chiamarli della prima generazione dell'inizio del 1900, che hanno lasciato il segno. Ce n'era uno di La Erru, De Gortes, che era considerato da Antonio De Sole, che è stato il più medagliato, quello che ha vinto più concorsi in quell'epoca, dove c'era De Sole vinceva quasi sempre lui. Però quando De Sole parlava di De Gortes, diceva "Cus es su mastru", quello è il maestro, diceva, però non abbiamo registrazione, non si è mai riuscito a convincerlo. Faceva il contadino, quando nel 28, 29, 30 hanno iniziato ad andare a Milano a fare le prime registrazioni, i primi dischi a 78 giri famosi, non l'hanno mai convinto, perché faceva il contadino, non poteva lasciare la terra, gli impegni che aveva in campagna, perché ci viveva. E uno potrebbe dire, ma cantavano in tutte le gare, li pagavano, cosa pagavano? Antonio De Sole, anche zio Francesco, diceva, guarda che in quel periodo quello che davano per una serata corrispondeva a una giornata di lavoro. Non stiamo parlando delle cifre che prendevano i cantatori negli anni 50, 60 e 70, ma neanche a paragone. Nel periodo migliore, dice, si arrivava a un valore di 4 giornate di lavoro. Quindi potete immaginare, no? E poi come? Dice, come vi spostavate per andare a cantare nel Logo d'Oro, eccetera? E quando c'era il treno al punto più vicino al paese dove, e poi a piedi lì, oppure a cavallo, oppure quando si è fatto qualche soldino, dice, in bicicletta. De Sole faceva anche 80 km in bicicletta per cantare poi 5 ore, non come si fa oggi la gara, un'ora e mezza, 2 ore, finita, 5 ore quando non era tutta la notte sino a manzanile. Ma io stesso negli anni 80, quando suonavo i primi anni, io pensavo che la gara finiva dopo quelle 3 ore, 3 ore e mezza, no? Con le dita gonfie così. Dice, no, dopo la cena in giro per il paese, a casa di uno del comitato, dovevamo girare tutte le case di quelli del comitato, tutta notte in giro. Ha detto, zio, io non ce la faccio a stare così. Ma si fa che così, si fa che dice, eccetera. Perché era ancora tradizionale quel modo di essere. Torniamo al primo periodo.
Quindi Gavino Gabriel è stato il primo che ha scritto dell'importanza del canto logudorese. E lui diceva, in Anglona, l'Anglona è, per chi non lo sa, la zona che va da Osilo, Ploaghe, confina con Ozieri, Castelsardo, Perfugas, e quella è tutta l'Anglona, è il mio paese, Gulzi, con Sedini, Martis, la Erro, eccetera. E dice, in Anglona, diciamo, tendono nel canto popolare, gli uomini specialmente, ad avere un timbro baritonale, perché dice, il luogo è calcareo. A noi ci fa ridere, no, una cosa del genere. E siccome lui era gallurese, invece in Gallura, a Tempio, e cantano tutti in quinta, dice, con gli acuti, no? Perché? Perché è granitico il territorio, quindi si tende a essere più scintillanti, no? Più, a avere una voce più squillante, eccetera. Non c'entra nulla, chiaramente, erano supposizioni per modo di dire. Però si è accorto lui che, analizzando i canti da paese in paese, si rendeva conto che ogni paese aveva la sua modulazione, il suo modo di cantare, diverso uno dall'altro. Nel mio paese, Bulzi, Perfugas, sono in linea d'aria 5 km, cambiava il canto, per dire. Quindi lui ci ha detto, ci ha dato delle notizie importantissime, le ha trascritte alla sua maniera, però il canto popolare vero, con l'azione giusta, non si può scrivere. Bisogna ascoltarlo per vedere com'era. E prima di andare avanti, inizio a farvi ascoltare i primi documenti. Ne ho uno, io ho raccolte di canto de Garro a Bobby di Rio, ma ne scelgo sempre uno caratteristico di Agius, anche perché parlerò anche del canto gallurese, perché il canto gallurese con le prime gare è entrato in pianta stabile nella gara del canto logudorese, perché i cantadores, in particolare della zona di Tempio, galluresi in quella zona, si sono appassionati immediatamente. Una volta conosciute le modulazioni logudoresi, scendevano, diciamo, nell'Anglona, nel Logudoro, per cantare, fare l'esperienza insieme a cantadores di quelle zone, e si sono adattati. Ma ricordate bene che nelle gare sarde, nelle prime gare sarde, tutti i cantadores di origine di dialetto gallurese cantavano in gallurese e basta. In un secondo tempo hanno imparato il logudorese. Sentire Cicchetto Vannoni cantare in logudorese è un po' particolare, no? Perché gli rimane sempre il timbro gallurese del dialetto, ma è bello anche per quello. Sentire cantare Luigino Cossu, che ha imparato a cantare in logudorese per caso ascoltando due miei compaesani che dormivano a Trinità quando stavano costruendo la strada che da Agius va a Trinità, erano dei piccapietre, no? Facevano la ghiaia allora, a quei tempi, e pernottavano lì a Trinità da Gulto, dove abitava Luigino Cossu, uno dei grandi di quel periodo, ma lui cantava in gallurese, basta. Però frequentando questi ribulzi, che non erano cantadores, però al mio paese cantavano tutti, più o meno cantavano tutti, e lui stesso ha riconosciuto che chi, ve lo dico in gallurese, no? Come parlava lui, e a parte la dico, ha detto a Gio Francesco Cubelli, che ha mai imparato a cantare in saldo voleva il logudorese, voleva dire in saldo, sono stati questi due di Bulzi, un certo Leonardo Moreu e un altro, un certo Raffatello. Per dire che i cantatori sino a quell'epoca galluresi cantavano sì insieme ai nostri di lingua sarda, di lingua, però cantavano spesso in gallurese. Adesso vi faccio sentire il primo esempio, perché non voglio allungarmi troppo, perché io ho fatto una scaletta di esempi, perché voglio che si analizzi piano piano tutta l'evoluzione che ha avuto il canto, dalle prime incisioni, dai canti popolari veri e propri, sino agli anni 70. Lì mi fermo, perché lì cambia il modo di cantare. Con l'inserimento della fisarmonica in pianta stabile, cambia il ritmo del canto, diventa più spettacolare il cantare a chitarra e a fisarmonica, e per me cambia perché muore il canto a Santiga, perché il canto a Santiga era solamente, inizialmente addirittura, no, non ve l'ho ricordato, ma era, si cantava a boga del sonetto quando non c'era la chitarra, bastava che ci fosse uno che faceva due accordi con l'organetto e si cantava lo stesso, o a boga di chitarra, certo la chitarra era preferita dai cantadores, questo sì,
e suonavano tutti con due o tre dita, a poddighe si diceva a quei tempi. Oggi noi li chiamiamo ad arpeggio, però l'arpeggio vero è un po' con tutte le dita, diciamo. Però loro suonavano con due o tre dita. E a proposito, ho trovato un documento, visto che stavo venendo a Oliena, ho cercato un pochettino nella teca della RAI e ho trovato una registrazione fatta a Oliena nel 53, una nuoresa suonata e cantata da ulianesi, da persone normali, non sono cantatori di fama, ma erano una registrazione fatta proprio qui a Oliena nel 53. E la sentirete. A me piace molto perché sono tre modi di cantare completamente diversi, come cantava allora la gente, spontaneamente, in base alle proprie capacità. Lo vedremo in chiusura di questa mia conferenza. Allora, iniziamo con l'ascolto dei primi documenti. Vi faccio ascoltare un pezzo, non tutte, perché sono tutti brani di 3-4 minuti. Taglio, perché altrimenti allunghiamo troppo. Ascoltiamo un canto registrato ad Agius, De Canto a Bogo de Gallo. Chiaramente qui è stata aggiunta la chitarra, ma voi immaginatevela a Nenni, su Garro, a Bogo Nuda, libera. Sentite un po'. Possiamo. Solo audio. Sì, solo audio. Vabbè, intanto che ci sistema l'audio, iniziamo il primo esempio. Io ne ho in scaletta un po' di esempi, ascoltateli bene. A un certo punto vi dirò se ci riuscite a separare la chitarra dal canto. Non è facile, perché sono esempi che io scelgo per mettere in evidenza, in risalto, proprio il modo di accompagnare questo canto, perché era importante l'accompagnamento. È vero che all'inizio chitarristi non ce n'erano nei paesi, si trovavano a Sassari, si trovavano a Usini, a Porto Torres, ma nell'Anglona da noi, sapete chi suonava? I ciabattini, qualche persona handicappata, insomma, che accompagnavano, ma mi dicevano, mami, giusto la quarta corda si sentiva, e basta, davano la cadenza, non si può chiamare chitarrista. I veri chitarristi, vi parlerò subito dopo, provengono dai centri, insomma, più noti, dove l'esercizio della chitarra era molto più comune. In Sozzilleri, da Sassari, tra i vendioli, lì si trovavano quasi tutte le sere, e quindi nascevano anche lì i veri chitarristi. Ci riusciamo? Allora, sentite questo canto a Bogo de Gallo. Chiaramente questo è un esempio. Iacius, Galura.
questo è un esempio di come si poteva cantare in quel periodo. Non sto parlando ancora di gara, però dalle nostre parti si cantava in questa maniera, quando si andava a lavorare, eccetera. Gli uomini cantavano tutti i tipi di canti di quell'epoca. Chiaro che parlo di canti popolari. Nei nostri paesi certo non si ascoltava Giuseppe Verdi, Rossini, i grandi compositori dell'Ottocento, i Puccini, eccetera. In qualche famiglia benestante magari arrivavano le prime incisioni con i famosi grammofoni, no, eccetera. Però la gente, la massa comune, conosceva solamente i canti popolari e i canti religiosi, perché quelli sentiva e basta. Adesso vi faccio ascoltare un altro esempio. Allora, questa è la chiesa che c'è nei pressi del mio paese, a Bulzi, San Pietro delle Immagini. Qui vi faccio ascoltare la voce della madre di Clara Farina, molti la conosceranno, Clara, perché nei concorsi di poesia è sempre presente, eccetera. Zia Zirovina, di cui io ho musicato quando dirigevo il coro Buonivino di Mara, gli ho musicato 3 o 4 poesie, perché era anche una poetessa oltretutto, scriveva e aveva una voce stupenda. Qui c'è registrato un canto che eseguiva se l'attende preparando la farina per il pane. E un pezzettino ne ascoltiamo. Ava za farina zai gomo e giaghi la vene sindomo sempre continue scolata un reione genuina sa facultà de mantene. Tana... solo degli spezzoni, Adesso, questo è mio nonno, è vissuto sino ai 93 anni, Nino l'ha conosciuto bene perché ci hanno cantato varie volte insieme, eccetera. E io attingo molto a ciò che mi ha raccontato lui, perché lui ha vissuto veramente, l'ha vissuto sulla sua pelle tutta l'evoluzione, l'esuganza antica. Io ho fatto molte chiacchierate con lui e fortunatamente avevo l'abitudine di registrarle queste chiacchierate, e dopo tanti anni me le sono trovate in garage dentro una borsa e le ho recuperate, e oggi diventano dei documenti per me è un'enciclopedia, lui, per dire, e lo ricordo sempre. E gli chiedevo in questo spezzone che tipo di canti si facevano, e lui non cantava solo in a boghe di chitarra. Ha detto, ma ninne e nanne, cosa genere, le facevate? Adesso lo dici. Sentite un po', spero si capisca perché parla in dialetto. Mancuna. Sei femmina la cantaia in genere? Ah, ne femmina, se io sei piccina in mia, la mia parlantata del commento, burro. Ma l'altro mi è burro. Non mi la trombi in co, io avevo detto, mi dei notti, sempre della pagliando che ne non posso aumentare sulla cantata. Lo dormire sai il pizzillo. Annenna, annennia, drommi di pizza mia, drommi di casso sonno, dolo di e nonno. Oh, annenna, annenna, drommi di pizza mia, chi poter riposare. Un stampo di essere una linea nanna, no? Ma è l'anno per meglio. Di chi è da gli altri? Cantone, c'è musica, c'è dillo lì fa chi è. Puro. E il canno degli altri giocare su pizzini invece mi dà. E danno fa chi è sul dillo, mi li fa chi è. Su tai, no? Come te li canti a muttetto, so a tai, a tai, morico, su caldiano del canto Francisco, su caldiano della tra in volo, col tuo vicino, mi fa che sei io, dillo, 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 uno spezzone, basta. Un secondo che rimettiamo a posto tutto. Ecco.
ma io ho anche un altro documento che ci mette in risalto ciò che ha sempre detto Gavino Gabriel. Mi sto avvicinando alla prima gara, ufficiale. Innanzitutto ricordo che ringrazio sempre alcuni miei amici che già da qualche anno mi forniscono dei documenti importantissimi sulla storia del canto a chitarra, e sono Bastianino Soggiu di Bonannaro, ma insieme anche ad Antonio Caria, che sta girando per cercare proprio quello che rimane ancora. Stiamo sbobinando anche da poco nastri degli anni 50, anni 60, perché purtroppo in molte famiglie hanno buttato via tutto, no? Invece stiamo recuperando il possibile, e penso che siano ormai gli ultimi, proprio gli ultimi documenti che riusciamo a trovare nelle varie famiglie. Già nel mio paese sono andate perdute decine e decine di registrazioni fatte in 40 anni di gare, eccetera, perché una volta morti gli appassionati, poi gli eredi hanno buttato via tutto, perché hanno perso quel tipo di cultura, no? Stavo dicendo inizialmente, quando è che inizia la vera prima gara de canto a boga de chitarra? Il merito se lo prende Bonannaro, ma anche a detta di molti dei cantadores della prima epoca riconoscono che a Bonannaro è stata fatta la prima gara ufficiale de canto a chitarra in occasione della festa di San Sebastiano il 20 gennaio del 1915, anche se io lo ripeto, ho altri documenti dove nel 1912-13 sono state fatte delle gare a Tempio, a Padria, con il cantatore già in voga in quel periodo, eccetera. Però Bonannaro viene riconosciuta come, proprio come data iniziale della vera gara a chitarra. Da lì poi piano piano iniziano a essere tenute queste gare a Mores, nei paesi vicini e poi in tutto il luogo d'oro, e diventa di moda durante le feste sa gara a chitarra. Però i nostri anziani la chiamavano su canto a boghe de chitarra. Che caratteristiche aveva? Qui entriamo in un discorso tecnico per la gente comune. Bastava sentire uno che apriva la bocca, due strimpellate, canto a chitarra. E no, guardate che in quel periodo sul palco non salivano tutti, perché la massa conosceva il canto e molti si dilettavano a cantare, magari non avevano il coraggio di salire sul palco, però il canto lo conoscevano. Chi saliva sul palco erano dei veri campioni in quell'epoca. Ma come erano considerati questi cantadores? E adesso vi ricordo come venivano considerati. Quando salivano sul palco erano considerati dei campioni, osannati, venerati, no? Le donne che ci innamoravano della voce di queste persone, e non solo, abbiamo aneddoti che non finiscono mai, però quando scendevano dal palco erano considerati donnaioli, sono scantadores di allora, fannulloni, mandrones, gente che beveva, no? Insomma, che faceva la vita così. Così si diceva, infatti mio nonno non ha proseguito per quel motivo, perché il padre, una notte quando ha visto il figlio, mio bisnonno, ha visto mio nonno che tornava a casa a Manzanile, diciamo, gli ha detto: dove eri tu stanotte? Sei tornato tardi. Dice: ero a Pierfugas, aveva 14-15 anni mio nonno, quindi era nel 20-22. Dice: mi hanno fatto cantare sul palco, sapeva cantare già bene. Ecco, e chi ti ha fatto salire? Dice De Sole, Antonio De Sole, il grande Antonio De Sole, perché abitava a Siedini, allora Buzzi e Siedini 2 chilometri di distanza, quindi si frequentavano tranquillamente. Il mio bisnonno gli ha detto: tu non ci vai più a cantare con De Sole. Dice: perché no? Mi ha insegnato lui un po' a inserirmi a cantare. Dice: no, perché lui, non dico ormai la parola perché qualcuno si offende quando uso questi termini, ormai vabbè. Lo ripeto qua, siamo fuori zona, bambini non ce ne sono, lo dico sempre. Tu non mandai più a cantare con tesoro che ti impara da bagassare, non ti impara da cantare. Questa era la... come intendevano un po' i genitori questi cantadores, no? Anche un incoraggiamento. È un grande incoraggiamento, no? Per dire.
E nonno purtroppo non ha fatto su cantatore, che sarebbe stato l'ultimo cantatore di quell'epoca, non ha potuto fare per questo motivo. E a 90 anni mi diceva ancora, purtroppo vi è stato proibito. E lui diceva così. E quindi si è andato avanti così. Attenti adesso, ascoltate questo documento di Gavino Gabriel. Questo è lui che canta, Gavino Gabriel, in una incisione del 22, proprio una delle prime in assoluto, dove canta quella che si chiamava Serenata allora, che poi hanno chiamato Disperata. Purtroppo noi sardi, come sempre, abbiamo l'abitudine di modificare anche il significato dei termini. Disperata, nell'uso comune, deriva, è una parola che deriva dallo spagnolo, da despertada, che vuol dire all'alba, la mattina. Quindi era una serenata che si faceva alle ultime ore della notte per dare la buonanotte alla donna amata, alla ragazza amata, eccetera. Purtroppo poi è diventata disperata, addirittura dagli anni 70 in poi cercavano anche delle ottave da cantare che erano delle vere e proprie disperazioni. Invece erano serenate d'amore, vere e proprie. E questo è un esempio, una disperata calorese cantata da Gavino Gabriel. Ascoltiamo un pezzo, gallurese. Guardate che la desisperata gallurese era un canto d'amore, altro che desisperata, capito? Come intendiamo noi. E questi canti, io non ve l'ho fatto ascoltare tutto perché dura 3 minuti e mezzo, 4 minuti, ma alla fine il brano termina con la ninna nanna vera e propria, che augura la buonanotte alla donna amata. E lui li chiamava canti di Gianna in gallurese, i canti della porta, della finestra, che si facevano proprio alle 3, alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, sotto la finestra della donna amata. E stiamo già entrando negli anni 20, quando iniziano le prime registrazioni, e noi abbiamo i documenti di quel periodo. E come dicevo prima, grazie anche a quei miei amici che mi hanno fornito molte gare raccolte, quindi che abbiamo digitalizzato e che conserveremo, che sono dei documenti che io studio continuamente per sentire le modulazioni dagli anni 50 in poi, perché le gare noi abbiamo registrazioni dal vivo fatte negli anni 50 in poi, prima non ce ne sono. Ciò che abbiamo prima sono i dischi, i famosi dischi a 78 giri che siamo riusciti a salvare. E allora sì, ci sono i documenti, però la gara, vera gara ufficiale, sono quelle registrate dal vivo, e quelli sono i veri documenti, e ne abbiamo decine di quelli. Grazie proprio a questi amici e a tanti altri che ce ne sono, che le hanno raccolte e conservate e oggi fortunatamente digitalizzate. Poi con i mezzi moderni che abbiamo oggi le possiamo pubblicare, ecco perché dico i giovani oggi hanno una grande possibilità tramite internet, tramite Facebook, di poter ascoltare i documenti se si vogliono appassionare e se vogliono studiare questo genere. Lo possono fare tranquillamente già dal cellulare, perché grazie ai mezzi moderni che si può riprendere piano piano. Perché sto facendo questa storia io?
perché quando ho iniziato a insegnare io 40 anni fa, il canto a tenore era quasi morto, resisteva solo in qualche centro della Barbagia, i balli sardi quasi finiti dappertutto, e invece nel giro di 20-30 anni i cori, poi io ho diretto il coro di Mara e il coro Bonighino per 20 anni, l'ho creato io proprio per la passione di cantare in una certa maniera, i cori sardi, no? Di tradizione, ma i cori, quelli sono cori moderni, nati alla fine degli anni 50, a Nuoro, e poi nati dal coro a Concordo, allargati, cori allargati, è una gran... li abbiamo ripresi. Cosa c'è da recuperare? Su canto a boga di chitarra s'antiga, e io mi sto impegnando per quel motivo, è morto quel tipo di canto, però dobbiamo recuperarlo piano piano. I cantatori di una volta non torneranno più, questo è poco ma è sicuro, eh? Perché adesso parliamo veramente dei grandi di quell'epoca, quelli che hanno fatto conoscere il vero canto a boga di chitarra, e parlo di un certo trio famoso, Antonio De Sole, Pedro Bocheddu, Luigino Cossu, che con le loro incisioni hanno fatto conoscere il canto, il logudoresi un po' dappertutto, eh? Grazie proprio alle prime incisioni, ma stiamo parlando dagli anni 30 agli anni 34-35. Qualche altra incisione è stata fatta prima nel 28 e 29 con Giovanni Cuccuru, e oggi io ho selezionato di Giovanni Cuccuru un mutetto che aveva cantato davanti a Mussolini, perché lui faceva il militare a Torino, e in un'occasione l'hanno fatto cantare, e chiaramente cosa cantava Giovanni Cuccuru? La sarda, lui sapeva cantare così, però attenti, sentirete una vocina molto acuta, perché lui era così, era quasi un sopranino, come De Lunas di Patria. Loro infatti si trovavano un po' male quando facevano la gara con gli altri tenori, perché loro cantavano più in alto ancora, quasi come le donne, capito? Si adattavano un pochettino, però soffrivano la gara, e quindi hanno inciso anche per quel motivo, per farsi conoscere con le incisioni. Sentite un po' adesso, delle prime registrazioni, qui siamo dal 26 al 28, Giovanni Cuccuru. Allora, queste incisioni le ha fatte Peppino Secchi, i due famosi fratelli di Sorso, Ignazio e Peppino, Peppino era il grande, che ha suonato solo in quegli anni, poi si è sposato a Sedini e ha smesso di fare le serate. Io ho parlato anche da poco col figlio, che abita a Sedini, è un preside in pensione, e io sapevo che lui, una volta sposato, la moglie gli aveva vietato di andare in giro per le gare, no? Era un bell'uomo, con Ignazio, eccetera. Sempre con un motivo, no? Sempre con un motivo, no? Invece no, non so, io credo a quello che mi ha detto il figlio, ho detto no, il babbo ha smesso di suonare, faceva il falegname, dice, ha smesso di suonare perché quello che gli davano in quel periodo, quello che guadagnavano, se lo consumavano in una bevuta subito dopo, ha detto, quindi era una perdita di tempo in realtà, questo mi ha detto il figlio. Io sapevo anche un'altra versione, che era stata un po' la moglie che gli aveva vietato di andare in giro, perché la nomea era quella, no? Dei cantatori, si fidava molto, non si fidava molto. Vabbè, vediamo a tutte e due le versioni. E una volta che vengono fuori queste incisioni, si allarga la conoscenza del canto popolare di quell'epoca. La gente continuava a cantare come aveva sempre cantato, però iniziano a partecipare
alle gare, alle feste. E vi ho detto che la prima gara in assoluto è stata fatta a Bonnannaro, quella riconosciuta veramente, nel 1915. Chi ci cantava in quella gara? Due dei grandi, Candida Mara, che girava dappertutto in quell'epoca, quella famosa cantante, e Paolo De Riu, di Ozieri, sposato a Chiaramonti, faceva il fabbro, e poi due di Bonnannaro, diciamo due dilettanti, diciamo, di Bonnannaro. E accompagnava la serata un certo Carrasciali, se non sbaglio Michelino Cossu di Sassari, lo chiamavano soprannominato Carrasciali, tutto un programma, no? Carnevale, quindi dove c'era da festeggiare era sempre in giro. A proposito, di quell'epoca chitarristi non erano tanti. In qualche paese, vi ho detto prima, c'era qualche ciabattino che strimpellava due accordi così, ma chiamarli chitarristi era un po'... Però facevano compagnia, però i cantadores erano pronti a cantare senza strumenti, a voce nuda sul palco. Però c'erano i chitarristi, in città c'erano a Sassari. Rodolfo Falchi, i due fratelli di Sorso, Ignazio e Peppino Secchi, che sono stati tutti e tre, si dice, i maestri di Adolfo Merella. Merella ha preso da questi tre, ha preso anche da altri chitarristi di Usini, perché Adolfo Merella era di Usini, poi si è trasferito con la famiglia a Sassari, però anche lui, a Usini c'erano chitarristi, ma c'erano anche a Porto Torres. Nei centri, diciamo, più grossi, qualcuno che suonava c'era sempre. Era più raro trovarli nei paesi, ecco perché nei paesi suonavano anche a Boga de Sonetto. Non c'erano chitarristi e si arrangiavano come capitava. Ecco. E chiaramente, altre incisioni importanti sono quelle di De Lunas e di un'altra donna, Maria Rosa Punzuludu, che era coetanea di Candida Mara. Candida Mara, vi ho detto, non abbiamo nessuna incisione, ma di Punzuludu sì, ha inciso qualcosa. Adesso l'ascoltiamo insieme a De Lunas di Padria, che aveva una voce simile a Cucuru, come era molto acuta. Anche lui aveva difficoltà, De Lunas, nelle gare insieme agli altri tenori, perché lui preferiva la chitarra accordata quasi come per le donne, quasi al naturale, con la terzina, anche se all'inizio non c'era la quartina, la chitarra che usiamo oggi non c'era, suonavano con la chitarra, con la terzina normale, infatti era un problema trovare l'accordatura e il livello giusto per i cantadores. Quello più, diciamo, che riusciva a ottenere, che aveva più importanza, un po' dava la tonalità, diciamo, alla chitarra. Ma le prime vere chitarre, quelle sarde che intendiamo noi oggi, sono arrivate da fuori, anche se la chitarra in Sardegna l'hanno portata gli spagnoli nel 1500, ma erano terzine, le chiamavano quartine perché avevano quattro corde, però come chitarra era la chitarra spagnola, che non era la chitarra sarda. Il chitarrone sardo è stato importato in Sardegna anche grazie a quel famoso negozio di Sassari, Ferraris, che c'era al Sorso, che c'era nel corso a Sassari, che si impegnava oltretutto di fare da collegamento nelle incisioni a Milano. I cantatori sardi non erano così abili da organizzarsi un viaggio, lui riusciva a metterli in comunicazione con la casa di incisione, eccetera, a Milano, e ha portato anche le chitarre. Ma le prime chitarre arrivavano anche dalla Sicilia, le famose siciliane, le costruivano a Messina, a Catania, eccetera. E quelle chitarre, che le chiamiamo le chitarre baritone, sono accordate quattro toni sotto la cordatura naturale della chitarra terzina naturale che abbiamo noi, dove possono cantare solo i tenori. E qui apro un discorso tecnico, lo faccio brevemente perché oggi assistiamo a gare dove ci sono le donne e gli uomini che cantano insieme. Ma vi accorgete che le donne sono costrette a cantare all'ottava bassa? Ecco, questo è un problema tecnico che non hanno mai risolto. Io ne ho parlato spesso con i cantatori, eccetera. Ma come fate a far cantare le donne? Non per una questione di genere, ma dovrebbero fare le gare con le donne e gli uomini con gli uomini. Infatti gli uomini nel canto sardo non cantano tutti, cantano solo i tenori. Io che sono marito non potrei mai cantare con loro. Invece oggi assistiamo addirittura ai bambini, voci bianche, che vengono accompagnati in gare perché c'è la spinta, c'è di avvicinare i bambini al canto, che è positivo questo.
però non si capisce la questione tecnica, il danno che si può fare a una voce bianca costretta a cantare col chitarrone sardo, con la chitarra da tenore. Io lo dico questo anche perché insegno in una fascia d'età, dalla prima media alla terza media, dove assisto alla muta della voce. A 11 anni hanno la voce bianca, in terza media hanno già fatto quasi il cambio molti della voce. E quindi quando li faccio cantare, oggi con i mezzi moderni, regolo la tonalità. Ciò che cantavano in prima a una tonalità non possono più farlo quando sono in terza. Devo adattare, si abbassa la voce col cambio. Lo stesso succede per le donne. Io vedo molte donne che fanno uno sforzo enorme all'ottava bassa cantando insieme agli uomini. Quando? Se cantassero con la voce naturale, le donne dovrebbero cantare con la chitarra terzina, come i bambini, con le voci bianche, non col chitarrone sardo. Però non si capisce, o non lo vogliono fare. Questo è un discorso tecnico, stavo dicendo. Allora, Per non pagare due chitarristi. Ma no, non è quello il problema, è una questione proprio tecnica. Questo errore si faceva già allora. Adesso ascoltiamo brevemente un brano dove c'è De Lunas e Maria Rosa Punzurudu. Allora, lì cantano con la terzina, che De Lunas ce la faceva perché era un sopranino, possiamo dire, e Maria Rosa Punzurudu esce bene, e chi li accompagna è Nicolino Cavizza, quando suonava ancora ad arpeggio, come suonavano tutti, sino alla fine degli anni 40. Sentite un po' la bellezza di questa espressione. La madre di Giovannino Casu, che è la sorella di Leonardo Cavizza, cantava tutti i giorni così mentre a casa faceva le faccende domestiche. Noi ragazzini ci fermavamo per strada, anche se non ci interessava nulla, però ti bloccava un attimo perché era questa bellezza di modulazione, no? Di questi melismi stupendi. E così si cantava un tempo. Ma chi è che ha dato veramente, che ha espanso proprio l'amore per questo tipo di canto? È stato il famoso trio Luigino Cossu, Pedro Bocchedio di Porto Torres e Antonio De Sole, quando hanno inciso insieme, sentite questo breve documento, tre voci completamente diverse. Questo. Il ghiaccio secchi alla
Sentito? Sì, sì. Certo, voi avete seguito la voce, adesso la modulazione, io seguo anche la chitarra, no? Mentre ascolto questo tipo di modulazione. Avete sentito lo strumento musicale? Accompagnava il canto, non prevarica mai, cioè non si sovrappone al canto. Perché? Perché sino agli anni, fine anni 50, la voce è la cosa principale, desugando a boga di chitarra, ecco perché si cantava anche senza strumenti. La voce è la cosa più importante. Poi piano piano si è ribaltato un pochettino e vi spiego il motivo. Dappertutto la voce doveva dominare, perché la vera espressione era quella della voce, desugantadore. Guardate che inizialmente, quando c'era il chitarrista, si sedeva in un angolo dietro il cantatore, se non a fianco, dietro, e dava solamente l'accordo iniziale, basta, poi iniziava il canto e seguiva. Chi è che ha dato veramente importanza al chitarrista come persona importante sul palco? Nicolino Cavizza, perché anche lui era un attore sul palco, no? Ha portato addirittura il chitarrista a dominare sul cantatore. Mentre una volta che viene fuori, dopo Ignazio Secchi, che ha dominato tutti gli anni 30, Ignazio Secchi, in quasi tutte le gare, una volta che è venuto fuori Adolfo Merella, che ha perfezionato lo stile acquisito da Rodolfo Falchi, da Ignazio Secchi, da quelli che sentiva lui, Adolfo Merella l'ha portato a un livello altissimo, il tipo di accompagnamento ad arpeggio. Merella ha inserito l'accompagnamento nota per nota, che ha acquisito anche con l'altra tecnica diversa anche Aldo Cavizza. Aldo l'ha sempre riconosciuto. Io è vero che suono col pennino, no, a pennino, però seguo lo stile di Merella, nota per nota. Allora, Merella, lo stile d'arpeggio, fa da tappeto al canto, lo avvolge, non prevarica, cioè non lo anticipa. E a proposito, io ricordo sempre i primi anni che suonavo io sul palco, quando in paese, durante una gara, una sera, io sapevo accompagnare il signor Francesco Covedi, sono venuto anche qua, come vi ho detto prima, per fare qualche gara in quegli anni. Lo conoscevo a memoria perché mi allenavo con lui. Poi lui era molto preciso, no, Covedi, quindi no, non c'era poco da sbagliare, era tempista, no, perfetto. Poi c'era Giovannino Caso, che era di Bulls, ma io non l'avevo mai accompagnato. E quindi l'accompagnavo sul palco, così, senza conoscerlo. Io infatti ero un po' teso, lì tremavo anche un pochettino, perché chissà come canta questo, ho detto, no? Inizia a cantare e dopo i primi versi, ha detto, ma canta un po' come zio Francesco, un po' come De Soli, aveva un po' di l'uno e dell'altro, no? Quindi in alcuni passaggi gli ho anticipato la nota con la chitarra. Mai l'avessi fatto. Alla prima pausa, zio Francesco Covedo, sbagliando, non mi avrebbe mai detto nulla, lui era molto diplomatico, molto semplice. Giovannino era sanguigno, di carattere, come ci siamo seduti per berci una cosetta, così alla prima pausa, dice, non lo avete più in me, mi ha detto. Che cosa? Ho sbagliato? No, non mi anticipi più in me. Non me lo allenare il tuo e va a andare, cantende. Lui è zideo, non me lo allenare il tuo. Oh, è stata una lezione per me importante. Lì mi ha fatto capire che la voce è la cosa più importante del suganto a boghe di chitarra. Se tu lo anticipi, lo costringi a seguirti. Un po' come succede oggi nel canto sardo, perché oggi è tutto in sincronia, molto più veloce, no? Ritmicamente, eccetera, e quindi vanno quasi tutti di pari passo, quasi seguendo quasi uno spartito. Allora no, allora dettava legge cantando su cantadore e il chitarrista doveva solamente assecondarlo. E bisognava essere bravi per assecondarlo, perché spesso in quei tempi accompagnavamo gente che conoscevamo sul palco senza aver fatto mai prove, quindi doveva avere un orecchio per capire dove andava a modulare, e quindi non era semplice. Dovevi essere bravo anche tu quando suonavi, infatti non tutti potevano salire sul palco, perché la gente se ne accorgeva se non suonavi bene, e al primo errore ti dicevano falla dinda giosso dal palco, e l'hanno fatto più di una volta, capito? Quindi
con Adolfo Marella non succedevano queste cose, perché Adolfo Marella per me è stato il simbolo della chitarra d'arpeggio, del suo modo di accompagnare di una volta, capito? È importantissimo Nicolino Cavizza, anche lui è un caposcuola, ma anche lui suonava come tutti sino agli anni 40, fine anni 40, alla seconda guerra mondiale, tutti suonavano a pordiche con le dita, non esistevano i plettri. Perché Nicolino Cavizza ha inventato il plettro? Perché l'ha inventato lui? Perché lui faceva il fabbro, e facendo il fabbro le unghie molte volte si pestavano, si tagliavano, e quando hanno iniziato a fare più gare, perché dopo nella seconda dopoguerra, finita la seconda guerra mondiale, qualche anno dopo si è ripresa un po' di vita, no? Un po' di lavoro, piano piano, quindi iniziano ad aumentare le feste e quindi le gare. Oh, non erano tanti quelli che sapevano suonare, quindi chiamavano quasi sempre gli stessi, e lui spesso non poteva andare a suonare perché aveva le unghie rotte e quindi non poteva arpeggiare, i microfoni non ce n'erano inizialmente, quindi si doveva sentire, e allora ha inventato, si è costruito un plettro di osso lui, e suonava come un mandolino, si può dire, no? Ha creato quello stile a penna, lo stile appennino, che infatti oggi esistono due stili nell'accompagnare il canto a chitarra, ma inizialmente era solo arpeggiato, solo. In fin dei conti io ho una registrazione fatta negli anni 50 di Nicolino Cavizza a Radio Cagliari, dove lo speaker gli diceva: ma scusi, ma lei non ha le prime incisioni, le ha fatte tutte ad arpeggio, come mai adesso sta suonando a pennino, che è un altro stile, è diverso, ha detto, è un altro stile. Lui ha detto: ah, lo sa che lavoro faccio io, sopra gli altri ho fatto me, è un colpo di martello oggi, uno domani, eccetera, quindi le unghie non ci sono sempre me, con le unghie faccio 3 o 4 gare al mese, a pinna mi fatto 20. E quindi avete capito cosa voleva dire. Piano piano prende piede l'accompagnamento al plettro, che fa morire piano piano l'uso dell'accompagnamento ad arpeggio, ma non l'ha fatto morire il plettro in realtà. E adesso introduco questo discorso. Nicolino Cavizza introduce nel 61-62 la fisarmonica nel canto a chitarra. Perché? Stavano arrivando le prime televisioni, no, nei paesi, la radio c'era già, i giovani iniziavano a disertare le piazze durante le gare di canto sardo, perché iniziavano anche le serate con gli orchestrina, no, quindi le canzoni moderne di quell'epoca, io stesso me lo ricordo, io odiavo il canto sardo come tutti i giovani allora, perché sentivamo i Beatles, sentivamo tutti quei gruppi, no, emergenti di quel periodo. Lui ha avuto l'intuizione di rendere più moderno il tipo di canto sardo, perché stava iniziando a non essere più seguito dai giovani, io sto parlando della fine degli anni 60, e lui ha avuto l'intuizione di inserire la fisarmonica. È vero che per me, io preferisco il canto a chitarra e basta, la fisarmonica però ha reso moderno, ha cercato di modernizzare il canto sardo, che in quell'epoca era considerato quasi ormai rozzo, vecchio, antico. È stato molto criticato Nicolino per l'inserimento, c'erano quelli favorevoli, però gli veri amanti del canto a chitarra non gliele mandavano a dire, lo stesso Antonio Vesole, tutti quelli gli hanno detto: stai rovinando su cantu saldo, se arruinende, dicevano. Però ricordatevi che il canto popolare è in piena evoluzione, sempre, quindi piaccia o no, cambierà sempre, piano piano cambierà e si adeguerà ai tempi. Poi ognuno di noi è libero di rimanere legato alle proprie tradizioni. A me piace il canto a Santiga, a chitarra, possibilmente ad arpeggio, perché l'arpeggio armonicamente, musicalmente parlando, asseconda meglio la voce, piuttosto che il plettro essendo, dovendo suonare una nota per volta, una corda per volta, diventa più penetrante e sembra una cosa quasi staccata, anche se chi suona veramente bene a plettro va benissimo lo stesso. E fra un po' ascolteremo anche l'accompagnamento di Aldo Cavizza, che accompagna nel rispetto della voce in maniera perfetta, eppure suonava a pennino, come si dice, d'accordo? Allora, adesso vi faccio ascoltare, da poco ho caricato questo documento dove, insieme a Francesco Cubeddu, Salvatore Virdis, canta un'altra persona di Bonnannaro, non cantatore conosciuto, ma a Bonnannaro cantavano tutti, come cantavano tutto il mio paese, eccetera, che canta
senza perdere nulla a livello qualitativo nei confronti con Cubeddu e con Virgis, e lo sentirete adesso. Si chiamava Gianluario Carboni, io l'ho scoperto da poco e canta benissimo. Sentite un po'. Siamo negli anni 50. Cantavano due professionisti, Cubeddu e Virgis, e poi una persona, diciamo, normale, non sfigura per niente con i professionisti. Ma sapete quante ce n'erano persone così in quell'epoca? Tantissime, perché per loro era l'espressione più naturale cantare in quella maniera. E questo tipo di canto è continuato, sino i primi problemi sono sorti quando si è cercato, Nicolino Cavizza ha cercato di modernizzare quel tipo di canto, perché le gare iniziavano ad essere disertate dai giovani, e lui l'ha resa più moderna con l'inserimento della fisarmonica, con Pipia in realtà. Io sono il primo che dice la gara fatta con la fisarmonica è più teatrale, no? Più allegra, e senz'altro ha cercato di renderla più moderna. Però, allo stesso tempo, dal punto di vista, analizzandolo dal punto di vista tecnico, ha segnato la fine di un'epoca, la fine di un modo di cantare a Santiga, diciamo. Infatti lì inizia, in quel periodo, quando la fisarmonica entrerà in pianta stabile in tutte le gare ufficiali che si fanno, cambierà, piano piano cambierà il modo di cantare. Inizia a morire anche l'accompagnamento ad arpeggio, perché per me suonare ad arpeggio con la fisarmonica, eppure ne hanno fatto di gare, anche Merella, anche Bruno Merella il figlio, ma anche altri, con Tamponello l'hanno fatta tante volte, per esempio, no? La gara fisarmonica, però sono due mondi diversi che si prendono a cazzotti uno con l'altro, per me è incompatibile dal punto di vista tecnico. Certo che si può fare,
tutto si può fare se vogliamo, però è incompatibile dal punto di vista espressivo. La fisarmonica invece si è integrata molto bene con l'accompagnamento a plettro, a pinna, con lo stile che ha creato Niccolino, che ha portato avanti poi Aldo e tutti i suoi poi allievi, eccetera. D'accordo? Ma lì dagli anni 60 si cambia, eh? Quindi quel modo di cantare di una volta termina piano piano, rimane relegato solamente alle campagne, agli ambienti più piccoli, nei paesi più piccoli, e ancora oggi rimangono due o tre paesi dove ci si ostina ancora a sentire la gara santiga, con Annaro, Borutta, Bulzi ormai è finito, l'ultima l'abbiamo fatta l'anno scorso, dove ho suonato io, proprio per farla, per ricordare come si faceva un tempo, perché è difficile. E adesso brevemente vi faccio proprio l'analisi tecnica tra accompagnamento ad arpeggio e accompagnamento a plettro, sono due stili completamente diversi. Esistono oggi chitarristi bravissimi tecnicamente, non paragonabili neanche ai chitarristi di 40 anni, 50, 60 anni fa, perché tecnicamente chi suona oggi la chitarra è molto più bravo tecnicamente. In un genere e nell'altro l'arpeggio è molto più difficile. Io li ho studiati tutti e due i generi, ho seguito poi a suonare ad arpeggio perché era molto più difficile, mi appassionava di più. Io ero già diplomato in pianoforte, quindi conoscevo la musica, però studiare la musica nel canto sacro contemporaneo non c'entra nulla, è questione di orecchio e basta, sensibilità dell'orecchio. Io non ho avuto difficoltà a imitare l'accompagnamento di Aldo Cavizza, eccetera, col plettro, perché suonavo la chitarra ritmica anche normalmente, quindi il plettro lo sapevo usare. Non riuscivo ad accompagnare inizialmente alla Marella, dicevano, e zio Francesco Cometto diceva: impara Samarella che metto, impara Samarella che metto. È un metodo difficile, dicevo io, è difficile, non conoscendolo direttamente, quindi l'ho imitato così. Ci ho impiegato molto più tempo, però una volta che accompagna l'arpeggio è un'altra cosa, la tecnica è completamente diversa, avvolge meglio, asseconda meglio la voce. E oggi chi è rimasto che suona l'arpeggio? Pochissimi. Le gare oggi le fa un po' Pietro Nieddu, che suonerà stasera, che io lo considero tecnicamente il più bravo ultimamente di quelli che suonano l'arpeggio, ma ci sono gli altri, addirittura c'è Gian Nicola Biosa, che è l'unico allievo di Adolfo Marella, è stato proprio allievo diretto, e io fra un po' nelle mie conferenze inviterò anche lui a suonare, perché voglio che riprendano a suonare e a farsi notare ancora di più chi suona ad arpeggio. Suona a Castelsardo c'è Daniele Pintus, che è bravo, un bravo arpeggiatore, e oggi ho conosciuto anche Attore Carboni, che è di origine di Salvatore Carboni di Bonannaro, ed è bravissimo arpeggiando, ma a Bonannaro ce n'erano tanti che arpeggiavano, eh? Ed erano bravissimi, ma oggi sono pochi quelli che sono rimasti, quindi dobbiamo cercare di avvicinare i ragazzi all'uso dell'arpeggio, che è difficile all'inizio, anche perché devi conoscere anche il canto per poter accompagnare anche abbastanza bene, però la differenza c'è, e come? Se i veri cantatori, i grandi cantatori, posso dire? Sì, come no? Non riesco a capire perché lei vive questo trapasso dall'arpeggio al plettro fisarmonica quasi come una tragedia. No, forse ho dato questa impressione. Ma no, perché c'è un rimpianto esasperato. Vabbè, rimpianto senz'altro. Mi trovo anche d'accordo, ma questo va quando io come amatore mi siedo davanti ad una registrazione, preferisco quella, certo, e quell'altra. Certo. Ma questo trapasso sta nelle cose del mondo. Certo. Quando certo. Guardavamo la Juve degli anni 30, 40 e 50, si parlava di alla destra, alla sinistra, centravanti. Tecniche diverse. Sei tornato, di tecniche diverse. 3 più 2. Ma voglio dire, perché tutte le cose poi si muovono. Certo. Non lo so se lei era presente dall'inizio. Sì, sì, stasera. E allora forse gli è sfuggito quando io ho detto che io mi sto battendo, sto facendo queste conferenze per recuperare quello che si è perso, se ci riusciamo. No, è difficile, è difficile. Si recupera la memoria, voglio dire, ma non si arresta il progredire antropologico. Ma ci sarei arrivato. Ha fatto bene a ricordarlo, ma ci sarei arrivato. Infatti io ho detto che il canto popolare è sempre in piena evoluzione. Ma come ogni cosa? Come ogni cosa,
Certo, io sto spingendo perché riusciamo prima o poi a far conoscere ai ragazzi, a quei pochi ragazzi che si stanno avvicinando al canto a chitarra, come si intendeva un tempo, che non è facile, eppure abbiamo i documenti per poter ascoltare, per poter seguire. Però dico allo stesso tempo che suonare come si suona oggi a plettro è molto più facile. Lo dico da musicista. Bisogna saper suonare. Quello è la base. Perché chi ascolta? No, la chitarra, la chitarra sarda, la chitarra sarda non è per tutti, sia in uno stile che nell'altro. Non è per tutti. Però c'è tecnica e tecnica. C'è tecnica e tecnica. Io, poi lei può pensarla liberamente al contrario, di quello che sto dicendo io, ognuno è libero di pensarla come vuole. Certo, l'accetto tranquillamente, anche perché sono convinto che il canto è in piena evoluzione, come è stata la musica colta, io la insegno, ai miei ragazzi dico, guardate che l'opera lirica non era così nel 600, nel 700, nell'800 col periodo romantico è cambiata, e termina all'inizio del 900 per questi motivi, eccetera, quindi l'evoluzione c'è nella musica, e io sono il primo a riconoscerlo, però l'impegno mio è quello di recuperare quello che si è perso, se ci riusciamo, e qui non posso farlo da solo, lo possiamo fare insieme ai cantadores, perché si può cantare alla moderna, si può cantare a Santiga, però bisogna farlo. Ecco l'invito che faccio io ai comitati, perché gran peso ce l'hanno i comitati nell'organizzazione delle feste, nelle 3-4 feste che si fanno all'anno nei vari paesi. Fatela una de Campo a Santiga, altrimenti non ci riusciamo a recuperarlo. Perché un tempo è vero che i ragazzi imparavano ascoltando gli anziani nelle bettole, nelle feste, eccetera. Ma oggi con i mezzi moderni che abbiamo, i ragazzi se sentono il canto sardo buttano via tutto. Quindi in qualche maniera dobbiamo avvicinarli. Io lo faccio a scuola. Io dedico il mese di febbraio nella mia scuola, scuola media, dedico il mese di febbraio, le ore che ho a disposizione, solo alla musica sarda. E si fa solo quello, però lo faccio solo io e qualche altro mio collega nel nuorese. Non lo fa nessun altro, anche perché la musica sarda nei testi scolastici non c'è, la Sardegna non esiste. Quindi, anche tanto melodico lo buttare quando i giovani hanno buttato via. E qui non vorrei aprire... Sì. Io penso che tutto il discorso che si fa sul modernismo, sul progresso, eccetera, quindi scusa, intendo questo un attimino con te, venga a cadere nel momento in cui perdiamo le radici, cioè se si perdono le radici, ma questo mi riferisco a qualsiasi settore, a qualsiasi campo della cultura e dell'essere del sapere, se noi perdiamo le radici abbiamo perso tutto, cioè siamo nel vento, in balia della carne. Cioè, come vento, una carne in maniera quindi, cioè, la radice è fondamentale. Prendiamo il canto, prendiamo ad esempio il ballo. Come possiamo oggi, come dire, parlare di ballo, di bel ballo, di bella danza, se tralasciamo una carta francia? Tanto per fare un nome. È fondamentale. Cioè, i buoni esempi dobbiamo portarci di appresso. E chiunque vada ad imparare, i buoni esempi. Non possiamo togliere la parola, no, no, invece cioè, per me io per me è fondamentale, no, radici, a me invece a me piace perché vuol dire che state seguendo state seguendo attentamente, invece a me piace, certo non abbiamo il tempo per entrare nel vivo, però se avete capito la mia intenzione, voi avete capito che io sono chiaramente più per la chitarra d'arpeggio, per quel tipo di accompagnamento. Sarà perché l'ho praticata, l'ho fatta sul palco, anche se non per molto, perché ho iniziato ad insegnare e poi ho fatto tutt'altro, però sono rimasto sempre legato, ma mi sono accorto che quel tipo di accompagnamento all'arpeggio a seconda, ma ve lo dico anche perché nelle mie interviste internos, in privato con i cantatori famosi di quell'epoca, che in privato dicevano tutti, eccetto qualcheduno che preferivano l'accompagnamento di Marella quando c'era. Siccome Marella non poteva andare dappertutto e quindi c'erano anche gli altri chitarristi, però se fosse di peso da loro, loro avrebbero preferito l'accompagnamento di Adolfo Marella. C'è un motivo se dicevano così, va bene, però è un discorso molto interessante questo, che diventa anche tecnico a un certo punto. Andiamo avanti invece, arriviamo agli anni 50, al dopoguerra.
sono anziani ormai, grandi, no? I Tesole, il vicino Corso, che continuano a canticchiare ancora, eh? L'ultima gara Tesole l'ha fatta a Villanova nel 72, ha avuto un collasso durante quella serata, ha cantato 4-5 ore, poi ha finito, però erano già grandi, avevano superato i 70 anni, Sentite adesso invece, alla fine degli anni 60, questi fine anni 50, vediamo un po'. Aldo Cavizza che accompagna Leonardo Cavizza, chitarra sola a penna, guardate che sensibilità, canto lento, la voce libera. Tecnica diversa, lo assecondava perfettamente, non prevaricava, non anticipava, non faceva niente di più, lo assecondava. È un altro stile rispetto all'arpeggio, ma va bene lo stesso, quando l'accompagnamento è quello. Se invece il chitarrista sovrasta il cantante, stiamo già parlando di altre cose allora, e oggi spesso succede, perché c'è il protagonismo in più, quindi... Non, ecco perché mi fermo agli anni 70, non andiamo oltre, perché poi veramente è cambiato, no? Nella modernità del canto, anche nel tipo di accompagnamento, perché diventano protagonisti anche i fisarmonicisti, i chitarristi, a discapito molte volte del suo cantatore che si deve adeguare a loro, cioè viene ribaltato tutto. Ecco perché c'è la differenza, come? Sentite la bellezza adesso di Francesco Cubetti. Accompagnato da Adolfo Merella. Yeah.
siamo nel periodo per me migliore, gli anni 60, inizi anni 70, del cambiamento che ha avuto il canto a Bove de Guiterra. Qui ci siamo staccati dai vecchi, diciamo, no? Che cantavano in maniera molto semplice, io dico a sa campagnola, no? Sono loro che hanno inserito delle novità. Il Cubeddu in quell'epoca lì, negli anni 60, inizio anni 70, hanno inserito delle novità nella gara. E parlando della gara mi sono dimenticato che le prime gare, sino per tutti gli anni 30, non erano strutturate per come le conosciamo noi. Si facevano vari canti in re, uno dopo l'altro, e sono stati inseriti i canti galluresi, la tempiesina, che era il canto in re gallurese, diciamo, alla gallurese. E poi eseguivano i mutos, i classici piano piano sono stati inseriti. Il suo canta sanuoresa, l'origine penso che la conosciate tutti, la chiamano la sanuoresa perché l'avevano scoperto il trio famoso De Sole, Porquedu e Lucino Cossu quando sono venuti a cantare a Nuoro da giovanissimi, possiamo dire, in occasione di una festa che si faceva a Nuoro, e hanno sentito un gruppo di giovani avvinazzati, dicono a Sassari, bevuti, eccetera, che suonavano questo valzer alla sarda, no? Ed era sanuorese, perché è l'unico canto in tre quarti, no? Che c'è nella gara sarda, magari influenzati dall'arrivo delle mazurche, no? Dei valzer che arrivavano in quel periodo, le hanno inserite anche nelle assaggiare, diciamo, e hanno cantato sanuorese, da allora l'hanno chiamata sanuorese, ma era quel tipo di canto lì, stavo dicendo, inizialmente la gara era strutturata in maniera diversa. Chi è che ha perfezionato e ha ingrandito anche la gara? È stato Cicchetto Mannoni, che ha inserito la Filognana e la Corsicana. La Filognana l'ha presa lui, Cicchetto Mannoni, a Tempio, in occasione della visita del re a Tempio. Hanno fatto cantare le donne, no? Che filavano la lana, e lui, da gallurese, ha preso lo spunto e hanno creato insieme a Gio Francesco Cubeddu la Corsicana, e l'hanno incisa all'inizio degli anni 60 e l'hanno inserita, che inizialmente è stato uno scandalo, nella gara sarda la Corsicana e le critiche che hanno subito, poi nel giro di uno o due anni la facevano tutti perché era orecchiabile, no? E la facevano un po' tutti. Ma fate che, a parte De Sole, che prima aveva inserito il si bemolle, perché non si cantava prima il si bemolle, difficile, un canto molto difficile, specialmente inizialmente, spesso non riuscivano a chiudere il re, a fare la chiusura, molti finivano in mi addirittura, se non eri molto abile non ci riuscivi, Ma De Sole ha inserito anche Sabiaghesa, antica, che era il canto in re che facevano provare, perché ogni paese aveva il suo modo di cantare in quel periodo. Ma una delle ultime incisioni che ha inserito, che ha completato la gara, a parte tra l'allero famosi, no, degli anni 60, eccetera, e quelli mutosa disprezio, che divertivano un po' la gente, se le dicevano di tutti i colori tra cantatore, eccetera, e improvvisavano spesso sul palco, uno degli ultimi è stato il Fa diesis. Io sino a pochi convegni fa, dalle mie ricerche, sapevo che la melodia l'aveva creata Valentino Usan, cantante di Sassari. Invece da poco ho sentito che sia la melodia che le varie modulazioni e l'accompagnamento l'hanno creato interamente Adolfo Merella, quel canto, che poi l'ha fatto cantare a Valentino Usan, ma non gli piaceva come lo eseguiva. Poi l'ha fatto provare a Gio Francesco Cubeddu e sono riusciti a inciderlo. Infatti andavano a Bulzi, lo preparavano, l'hanno sistemato, due o tre variazioni, e l'avevano incluso nella fine della gara, prima della disperata. Immaginate, il Fa diesis è difficile, tocca note anche altissime. Infatti gli chiedeva Gio Francesco, ma tutti lo facevano il Fa diesis? Andavo a fine gara, se non bindaia, ha detto, non tutti erano pronti a fare il Fa diesis, perché dovevi avere, dopo 3-4 ore, 5 ore di canto, dovevi avere ancora la voce limpida per toccare quelle note altissime. Andando avanti, adesso ascoltiamo uno dei grandi, per me. Quattro sono le colonne, per me è soggettivo, quattro sono le colonne fondamentali del canto sardo, tralasciando i primi della prima guardia che cantavano in maniera molto semplice, a sa campagnola, dico io, chi veramente hanno portato il canto a livelli veramente alti sono stati Gio Francesco Cubeddu, Leonardo Cavizza, Mario Scano di Luras e Cicchetto Mannoni, tutti per un motivo diverso dall'altro, o per i premi,
per i riconoscimenti, per le incisioni, per le novità inserite nella gara, eccetera. Per me questi quattro, poi ognuno ha i propri, siamo dei tifosi tutti, no? Ognuno ha le proprie preferenze. Certo, c'era Pintus, c'era Pugieddu, c'era Irdis, c'era Chelo, Cano, tutti quelli che sono, una decina ce ne sono state, non posso parlare di tutti, eh? Però per me i più grandi, non è che faccio una graduatoria, queste sono veramente delle colonne che ci hanno lasciato dei documenti bellissimi da imitare possibilmente, eh? Sentite Mario Scano accompagnato dal fratello, da Giovanni Scano che suonava l'arpeggio, molto semplice, eh? Non come Merella, però accompagnata benissimo. Lui cantava Santiga, ha cantato con De Giorgio, con Luigi Nocoso, con tutti quelli, con De Cortes, e lui si è creato una sua noresa che modulava in si bemolle, che riusciva a fare lui e qualche un altro quando lo imitava, ma lui diceva no, no, è questa. Breve, un cenno, proprio per ricordarlo. Oh,
terminare questa analisi. Vi chiedo scusa se vi ho un pochettino annoiato, perché a stare ad ascoltare per il lungo tempo, insomma, annoia un po'. Però, sinceramente, fare anche sotto forma di chiacchierata, si studia di giocando a poco di chitarra, non basta un'ora, un'ora e mezza, per approfondirla, per fare un'analisi un po' tecnica, anche fare anche paragoni tra modi di cantare da un cantatore all'altro, ci vorrebbe molto più tempo. E chiaramente anche un'apertura mentale, diciamo, con capacità anche musicale, in grado di capire l'evoluzione che ha avuto le varie modulazioni, perché altrimenti ci sembrano quasi tutti uguali, con piccole differenze uno dall'altro, invece le differenze c'erano. E come c'erano negli stili? E vorrei concludere, anche perché dopo abbiamo la gara, la vera gara, diciamo, a Santiago, accompagnata da Pietro all'arpeggio e con i nostri cantadores, che io invito a cantare liberamente come si faceva un tempo, a non aspettare il chitarrista, cantare come sentivano loro. Il compito del chitarrista è seguirli, era un'altra cosa. Pietro, grazie a Dio, non ha nessun problema, infatti loro possono variare dove vogliono, lui è in grado di seguirli ovunque. Sentite questo spezzone che ho ritagliato da poco, fatto da tre cantadores di Luras, persone normalissime, ma ascoltate la bellezza, la spontaneità del canto. Il primo che sentite è Tamponetto, il famoso comico fisarmonicista, che se avesse cantato avrebbe fatto una carriera stupenda. Sentite un po'. Come cantava la gente comune, ma è bellissimo. A modo di Cilleri, ma era quella la scuola, è l'ambiente giusto. E concludo questa analisi. Ho cercato di sintetizzarla, anche se mi sono allungato un po' troppo, perché non è facile fare una sintesi con tutto quello che c'è da dire. E concludo con una registrazione che ho trovato nelle mie ricerche, fatta qui a Oliena, da tre olianesi che cantano una nuoresa, registrata qui nel 52-53, da qualcheduno della RAI. Sentite un po'. Possiamo saperlo, ma sono di Oliena.
cantare a San Ogodorese anche qui. In chiusura potrei dirvi tante altre cose, tanti altri aneddoti, ve ne racconto uno velocemente di aneddoto a proposito di De Lunas. Allora, aveva una voce talmente delicata, no, quando cantava, e durante una serata in piazza c'era una signora con un bambino che piangeva continuamente e disturbava un pochettino i cantadores, perché allora i microfoni non ce n'erano, e insomma non si riusciva a fermare questo bambino. A un certo punto chiama la signora De Lunas e dice: lo dia a me, mi dia il bambino. L'ha preso sul parto, gli ha cantato questa mia nanna, gliel'ha consegnato addormentato dopo un minuto e mezzo. Cioè, questo aneddoto dimostra la grande abilità, no, che potevano avere questi personaggi. Io mi fermo qua perché adesso ascolteremo i nostri cantadores. Vi ringrazio, spero di essere stato abbastanza chiaro nelle mie cose. Rimanete tranquillamente nelle vostre opinioni, eh. Io ho cercato di fare il racconto, un racconto quasi sotto forma di chiacchierata, quasi come una chiacchierata, come faccio con i miei alunni. Spero di continuare a farlo finché ne ho voglia, perché io vorrei cercare di recuperare il vecchio modo di cantare, perché oggi canto continua, no, si evolve, lo sappiamo che si evolve, però se facciamo un passo indietro nel canto e recuperiamo quello che non si fa più, forse è meglio, eh? Speriamo. Quindi vi ringrazio di cuore per aver avuto la pazienza di ascoltarmi. Grazie. Adesso invito i nostri cantadores.